derby del Bonolis finisce senza vincitori e senza reti. Lo 0-0 tra San Nicolò e Chieti non rimarrà agli annali come la partita dell'anno, ma lascia comunque alcuni spunti interessanti per il proseguo della stagione delle due squadre. Neroverdi senza lo squalificato Dos Santos, Epifani invece deve rinunciare a Forgione e preferisce Massetti a De Gidio nel 4-2-3-1 a sostegno del riferimento centrale Moretti. La zona centrale del primo tempo è, di fatto, quella più interessante. De Clemente prova a scaldare i guanti di calore, ma non abbastanza precisione. Quella che ha Esposito al 20° e che rischia di portare ambascia all'estremo difensore sannicolese, attento ad alzare la sfera in corner. L'occasione più nitida però, tra i piedi, se la ritrova Margarita 6 minuti dopo. La punizione da buona posizione è calciata perfettamente, la barriera è scavalcata, ma l'attaccante non ha fatto i conti con la traversa su cui si stampa il pallone. La ripresa ricalca lo stesso cliché della prima frazione, San Nicolò più propositivo, Chieti in attesa della ripartenza giusta. Dopo 40 secondi Merlonghi prova la sventola che termina al lato di poco, preludio all'occasione che lo stesso sciupa solo perché la difesa nero-verde è attenta a chiudere sulla girata del numero 10, liberato dall'uscita non perfetta di Diouf. Ronci toglie De Clemente, al suo posto Gallo, Esposito lì davanti lotta contro tutti, il suo sinistro da posizione defilata non inquadra lo specchio della porta. Ma il San Nicolò è più pericoloso, Mozzone a sinistra trova il cross per la testa di Margarita, la sponda libera Moretti, ma stavolta Diouf è bravo, nel riflesso decisivo. Epifani butta dentro Lazzarini e De Gidio per Merlonghi e Massetti, ma è Esposito ad avere il match ball servito da Gallo. Calore ricorre a tutti i suoi centimetri per blindare un pareggio che a conti fatti al Chieti sta più che bene. Nero-verdi che si issano a quota 4 punti in attesa della trasferta di Fermo di mercoledì. Mastica amaro invece il San Nicolò. Tanto gioco, ma come spesso capitava anche l'anno scorso, continua sempre a mancare la stoccata decisiva. Massimo Epifani, alla fine di questa gara possiamo dire che probabilmente ai punti il San Nicolò l'avrebbe meritata, ma che forse si rivedono alcuni difetti che questa squadra aveva l'anno scorso? Ma difetti perché... mancanza di concretezza. Sì, ma siamo a inizio anno. Oggi abbiamo affrontato questa partita con diversi problemi. Non sapevo se avevo Petronio fino all'ultimo minuto, Forgione fuori, Lazzarini viene da un mese e mezzo che si è allenato pochissimo. Però credo che abbiamo fatto una grande partita. Ho rivisto a tratti per molto tempo la squadra dell'anno scorso, che gioca, sa giocare, sa quello che vuole. Devo fare i complimenti alla squadra. Credo che oggi, se doveva meritare una squadra di vincere, era il San Nicolò, perché ha dimostrato anche oggi che in questo campionato può dire la sua. Sei un po' amareggiato? Sì, amareggiato più che altro per i ragazzi, perché hanno fatto, secondo me, adesso sono stato un po' non ho dato onore ai miei ragazzi che oggi hanno fatto una grande partita, sapendo anche i problemi che avevo. L'abbiamo preparata bene, perché loro giocano in un modulo molto particolare. Siamo stati bravi, non l'abbiamo fatti mai giocare, però quando ti capitano le occasioni devi far gol. Poi abbiamo avuto anche un po' di sfortuna, la traversa, il palo di Moretti. Credo che però io sono contento. Siamo alla seconda partita, abbiamo fatto un grandissimo passo in avanti da domenica scorsa ad Avezzana ad oggi, e ci prepariamo a queste altre due partite in questa settimana, dove dobbiamo cercare di fare più punti possibili. Meglio tornare subito in campo? Ma tra virgolette io sono un po' preoccupato, perché in questo momento c'è la coperta un po' corta, perché abbiamo dei diversi problemi. Però il calendario purtroppo è questo, ci dobbiamo preparare bene, dobbiamo recuperare bene, perché sarà una battaglia, sarà una partita difficile, un campo anche brutto, e ci prepareremo ad andare a cercare di fare risultato a Castelfidardo. Mi sembra un pareggio con il San Nicolò, come il bilancio a fine partita? Sei soddisfatto? Sono soddisfatto semplicemente perché abbiamo affrontato una squadra che porta 3 anni di lavoro. Una squadra collaudata che gioca veramente molto bene. E primo quarto d'ora così così non abbiamo fatto neanche male. L'ultima mezz'ora del primo tempo abbiamo sofferto tantissimo e abbiamo rischiato, abbiamo cambiato anche il sistema di gioco per cercare di coprire meglio il campo. Finale di primo tempo è stato duro. E siamo stati bravi però a resistere e a finire il primo tempo in parità. Secondo tempo ci siamo rimessi come eravamo all'inizio di partita. Abbiamo corretto qualcosa, li abbiamo aspettati di più, perché ogni volta che ci alzavamo per andarli a prendere ci infilavano la palla alle spalle, e allora abbiamo deciso di fare densità in mezzo al campo, aspettare la loro giocata per poi ripartire. Sul piano del gioco sicuramente il San Nicolò ha fatto più di noi, a livello di occasioni penso che forse le abbiamo avute anche noi, non avendo il pallino del gioco. Però c'è un dato di fatto importante che mi va di
di evidenziare, l'ho detto anche ai ragazzi, che questo è un campionato terribile. Ho sentito alcuni risultati, cioè, risultati che fanno pensare quanto è duro e quanto è difficile questo campionato. E quindi la cosa che mi è piaciuto di più è stato il fatto che questi ragazzi, anche soffrendo, anche girando da una parte all'altra del campo, non hanno mollato di un centimetro, hanno sudato veramente tanto per fare questo risultato positivo. Quindi sotto questo aspetto ho visto un Chieti che veramente non ha voluto perdere, e sono molto contento, perché in questo campionato questa è una prerogativa importante, il fatto di essere uniti e compatti.